Le parole gli erano uscite tutte d'un fiato, non aveva mai parlato così chiaramente e si fermò lì. Mastro Antonio non rispose, il carro sussultò. Avevano appena passato le rovine di un casolare abbandonato. Annibale si sentì afferrare il collo e le spalle, giurò il capo a fatica verso suo padre. I cavalli si erano imbizzarriti e un uomo a terra in mezzo a una nuvola di polvere li stava frenando. Il padre era nella sua stessa condizione, un brigante gli puntava un coltello alla gola. Antonio si divincolò, ma prese un pugno nello stomaco. Quei malandrini scesero quasi subito saltando come cavallette sui cavalli e lasciando il carro in mezzo al campo tra le stoppie, e cavalcarono via come saette. Antonio si rialzò a fatica tenendosi un braccio sullo stomaco. Stai bene, Annibale, fammi vedere. Sì, padre, me ne sono un po' ferito qui sotto il collo con il coltello. Hanno preso tutti i denari, vero? Sì, tutti, anche quelli della bisaccia che avevo nascosto. Denunciarono il fatto al podestà di quel paese che domandò loro se avessero mai visto quegli uomini prima o durante il viaggio. Antonio rispose di no, che non li aveva mai veduti prima di allora, ma Annibale disse che lui li aveva guardati molto bene. Si fece consegnare un foglio di carta con una penna, sedette e linea dopo linea, lento e sicuro, cominciò a disegnare, pensando a quello che aveva in mente. Per un momento tutti in piedi, lì attorno, guardando la mano di Annibale che faceva rivivere quei villani sul foglio, si dimenticarono che era appena avvenuto un furto e il motivo per cui quei due forestieri fossero lì. I briganti avevano sopracciglia folte e aggrottate, occhi cupi e sprezzanti, senza paura, con quello sguardo da sotto in su e la fronte sporgente. Sembravano poter saltare fuori dal foglio e scappare di nuovo veloci su un cavallo, ma la carta li avrebbe imprigionati per sempre.